Buongiorno, iniziamo dalla colazione. Mi sono preparata una tazza con questi cereali multigrano con i frutti rossi. Poi ho aggiunto un po' di crusca che aveva comprato mia mamma tipo un anno fa e non aveva più mangiato, quindi la sto aggiungendo per finirla. E poi ora metto dentro delle noci spezzettate e poi aggiungo il latte. Allora, sto preparando il pranzo di oggi. Oggi mangiamo pasta integrale e noi usiamo questa qua della Barilla, perché a me piace anche la pasta integrale a misura, però un po' più integrale, invece mia sorella preferisce questa con verdure. Io amo la pasta integrale con le verdure, quindi carote e zucchine. Le ho tagliate sottile, le ho messe in padella, prima le carote che ci mettono un po' di più e poi ho aggiunto le zucchine, poi metterò un po' di sale, poco alla fine. E niente, quindi questo è quanto. Potete aggiungere una spezia del curry oppure anche dello zafferano, ma noi rimangiamo così perché mio papà non ama tanto le spezie. E quindi la pasta, e poi sto preparando, passo tagliando i pomodori e preparo un'insalatina, diciamo, con pomodori, tonno, un po' di cipolla rossa e poi io mi aggiungo un po' di fagiolini cannellini che mi piacciono un sacco, e invece mentre mia sorella metterò un po' di cetriolo che io non amo. E questo è il pranzo di oggi. Ed ecco la pasta con il grana e un po' di mandorle tostate. Io e la Chiara ci mangiamo la cheesecake di mosca con il cioccolato. A cena ho preparato una bruschetta con i pomodorini, un po' di aglio, una spadellata con radicchio e grana e un'insalata con l'arancia e l'uvetta. Buongiorno, io faccio colazione con del tè. E oggi per pranzo ho cotoletta di pesce, crocchette di patate e pomodori. Buon appetito! E ora faccio merenda con faie, penso sì, che è data faie, con mele e mirtillo rosso, questi qui che hanno da una parte lo yogurt e da una parte la marmellata.